Giulia Dellellis, dopo la gaffe su Lilli Gruber che ha spaccato il popolo del web, non ha alcuna intenzione di fermarsi. L'influencer che, su Instagram, vanta più di 3,5 milioni di followers, continua la sua ascesa verso il successo. Dopo la partecipazione a Mai Dire Talk nella rubrica dedicata ai libri, la Dellellis sbarcherà presto in prima serata con le puntate serali di Uomini e Donne. Accusata da più parti di non avere molta cultura, Giulia Dellellis va avanti per la propria strada e, nel giro di circa 3 anni, è riuscita a trasformare totalmente la sua vita diventando uno dei volti più popolari e influenti dei social. La prossima tappa sarà sicuramente Sanremo, dove a febbraio è attesa insieme al fidanzato Irama, che salirà sul palco del Teatro Ariston come uno dei cantanti in gara. Nella città ligure, la Dellellis sfoggerà la sua bellezza e detterà a legge per il suo stile, sempre ricercato e mai banale. Promossa su Twitter, la gaffe di Giulia Dellellis su Lilli Gruber ha fatto ridere tutto internet. La giovane influencer ospite di Enrico Papi è stata molto apprezzata per ironia e scioltezza. Ho adorato la Dellellis stasera, spigliata, ironica e molto alla mano. Si divertiva e si vedeva. Bella puntata davvero, e su Papi che dire, sempre meglio, twitta Simona. Anche la Peppa si è divertita con l'ex corteggiatrice, questa è la Giulia che vorrei vedere sempre, tranquilla, che si diverte e dimostra la sua giovinezza, una puntata dalle risate assicurate, bravi tutti. Giulia Dellellis che va ad un gioco di osservazione senza occhiali e senza lenti a contatto. Nata alfa praticamente, sempre la solita, scrive ironicamente Anna sostenendo la fidanzata di Irama. Nonostante lo scivolone sulla Gruber, la ragazza si è portata a casa numerosi consensi positivi, a testimonianza che il suo ruolo in televisione vince e convince. La divertente gaffe, la presenza di Giulia Dellellis a Guess Mai ha già fatto registrare una divertente gaffe dell'ex concorrente del Grande Fratello VIP, nonché apprezzata influencer. È stata infatti durante la trasmissione una foto della giornalista Lilli Gruber, con la Dellellis che ha affermato incerta, oddio, è tutta tirata, è un'attrice? Non riuscendo a riconoscerla. Come sempre Giulia Dellellis non ha fatto mistero della sua genuinità, anche se stavolta la sua uscita ha scatenato ilarità generale in un momento in cui Giulia Dellellis era chiamata a riconoscere i vari personaggi, pur avendo premesso di essere sprovvista di lenti a contatto e non vedere nel migliore dei modi la carrellata di volti che le stava passando davanti. A farne le spese, Lilli Gruber, scambiata per un'attrice che forse ha esagerato un po' con Botox. Ospite di Guess Mai e sarà Giulia Dellellis l'ospite VIP che questa sera affiancherà il concorrente di Guess Mai Age, indovina l'età. L'influencer ed ex Geffina, a dispetto della sua fama, questa sera dovrà cercare di ingegnarsi più del solito, cercando di intuire, attraverso una serie di indizi, le date di nascita dei 7 misteriosi protagonisti che via via incontrerà nel suo percorso. Appassionata soprattutto di make-up, outfit e accessori, l'ex fidanzata di Andrea Damante è da mesi al centro dell'interesse mediatico a causa della sua love story con Irama. Fra poche ore, però, sarà la protagonista di una puntata che di certo le darà del filo da torcere, dal momento che, assieme al concorrente della serata, dovrà cercare di rispondere in maniera corretta per evitare che il montepremi messo in palio dal gioco venga dimezzato. Come se la caverà alle prese con il quiz a premio di Enrico Papi.
Giulia De Lellis, una nuova frecciatina ad Andrea Damante? Tra Giulia De Lellis e Andrea Damante l'amore si è concluso qualche mese fa, quando entrambi hanno annunciato a mezzo social che la loro storia era giunta ormai al capolinea. Sulle motivazioni che hanno condotto entrambi a questa scelta, per molto tempo il pubblico ha indagato senza tuttavia ottenere risposta, fino a quando l'ex corteggiatrice, ormai serena tra le braccia di un altro, non ha voluto ricordare il suo 2018 e il tradimento che ha determinato il suo brusco calo di peso. A queste parole, l'ex fidanzato ed ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di non replicare, ma ha affidato al suo profilo social un messaggio molto eloquente: smile more. Smile every time you can. Spread positivity cause positivity always wins. I swear it's even funny how it can honestly be a key for success. It always wins. Le sue parole, però, probabilmente non sono andate giù alla De Lellis, che su Instagram ha replicato con il seguente messaggio: ammiro la verità del tempo. Rivela sempre la realtà delle cose e delle persone. Capodanno con Irama. Amore a gonfie vele tra Giulia De Lellis e Irama? A dispetto delle critiche ricevute negli ultimi giorni, e delle polemiche scatenate da chi crede che la loro storia sia nata da necessità mediatiche più che davvero interesse sentimentale, i due continuano ad amarsi con intensità crescente. I loro rispettivi profili social ufficiali sono spesso carenti di immagini di coppia, ma tra una Instagram story e l'altra i due non mancano di salutare i fan con foto e video che li ritraggono assieme. La coppia ha inoltre salutato il nuovo anno a bordo di un aereo, in compagnia di pochi amici e di qualche bicchiere di champagne. Buon anno a tutti, dice Irama in una clip. Bacchettato dall'ex corteggiatrice per qualche parolaccia di troppo, vorrei dire che è stato un bellissimo anno, grazie mille a tutti, sono contento. Ad accompagnare il suo discorso, i pazzi festeggiamenti dei suoi compagni di viaggio, mentre la De Lellis, in lieve imbarazzo per la gag, ha commentato con un laconico "mi rifiuto". Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.